Mai come oggi il tema della famiglia è importante quando si parla di una famiglia molto particolare, quella del piccolo Mustafa, partito nella notte, insomma, da Ankara con la famiglia, lo sappiamo, ormai ha fatto il giro del mondo la Sì. notizia, e accolti in Italia, accolti a Siena. Ancora il tema della famiglia che torna, ancora il tema dell'accoglienza. Sì, per me è veramente tutto collegato, c'è cioè tutto un cammino che si dipana proprio nel tempo, anche grazie alla, o forse no, soprattutto grazie all'aiuto della provvidenza, perché poi è così. Queste situazioni, questa, quella del piccolo Mustafa e della sua famiglia, attenzionata appunto a livello un po' globale da tante immagini, foto, da tutti voi giornalisti, e quindi no. Ma c'è tanto altro di simile che invece non viene attenzionato, non si conosce, ma esiste. Io credo che ecco, come dire, questa chiamiamola ciliegina sulla torta, poi come dicevo prima, di un'avventura che comincia. Noi adesso ci dobbiamo assolutamente impegnare affinché questa famiglia trovi quello che cerca e soprattutto per poterla aiutare a guadagnarsi la realtà della vita. Che non basta assistere, non basta appunto fare delle collette, mettere insieme, questo è assolutamente necessario a un certo livello, ma quello che conta è dare a questa famiglia la possibilità di camminare con le proprie gambe, insomma, qui sembra un paradosso, ma è proprio questa la sfida grande e lo si farà da un punto di vista medico, clinico, attraverso l'aiuto di questi centri specializzati, ma lo si deve fare da un punto di vista umano, psicologico, morale e anche spirituale, pur essendo magari una famiglia che ha un'altra fede religiosa che ovviamente che noi rispettiamo, ma che comunque crede in quell'unico Dio al quale tutti facciamo riferimento. Quindi è una chiesa che cerca di camminare insieme. Sì, noi abbiamo dato la disponibilità perché l'abbiamo dovuto fare proprio ufficialmente all'ambasciata, per la loro accoglienza, per farli trovargli un alloggio, per trovargli e insieme poi certamente parliamo di persone, di un padre, di una madre, e quindi con loro pensare un percorso di vita, un percorso sanitario che ovviamente farà chi di dovere, cioè questo centro specializzato vicino Bologna, un percorso umano, sociale e come dicevo anche spirituale in qualche modo che cercheremo di fare noi con l'aiuto di tutto il mondo del volontariato, delle realtà, insomma, in modo particolare coordinato dal nostro organismo della diocesi che è la Caritas. Con tutte le accoglienze che abbiamo fatto le accompagno costantemente, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, quindi per me saranno un soggetto privilegiato e vorrò parlarci, tra virgolette, a quattro occhi, anche se non conosco l'arabo, ma mi farò aiutare da qualcuno, insegneremo a loro almeno un po' di italiano, insomma, e quindi cercheremo di comunicare. Ci sarà qualcuno ovviamente che ci aiuterà in questo. Adesso ci sono anche delle applicazioni telefoniche che aiutano un po' in questa comunicazione e lo faremo. Sì, appunto, quindi ci Non faremo sono sempre aiutare affidabili, ma so che viene fuori. sì, bisogna stare attenti a quello che si dice, se no è un problema. Però questo per me è la grande sfida, cioè cercare di conoscere, di avvicinare queste persone e di capire che cosa sentono in cuore. Ovvio all'inizio sentiranno solo, anche per loro, io sono convinto che anche per loro si sentono un po' al centro di una, come dire, di un grande fuoco, no? Gli sembrerà una specie di spettacolo tutto quello che stanno vivendo in queste ore. Poi dobbiamo riportarli alla realtà, dobbiamo rimettergli, appunto, dicevo, i piedi per terra e aiutarli a elaborare la loro situazione, ad affrontarla con coraggio e in tutti i modi a poterla superare. Io su questo onestamente sono impegnato in prima persona, non delego, ma coinvolgo, questo sì.